A volte le cose vanno semplicemente fatte perché è giusto farle. Questa sembra essere la lezione più importante che ci viene dal tavolo tecnico riunitosi a Gorgoglione per l'inaugurazione del centro SPRAR Oltre. Erano presenti tra gli altri il sindaco Pinuccio Filippo, il viceministro Filippo Bubbico, sua eccellenza il prefetto di Matera Antonella Bellomo e il garante per l'infanzia della regione Vincenzo Giuliani. Inoltre era presente la presidente Novas, gestore del centro Carmen Olivieri. Il centro, posizionato negli edifici della ex scuola materna, si occuperà di seconda accoglienza per i minori non accompagnati. Per ora sono presenti 10 ragazzi che hanno già iniziato in primavera il loro percorso scolastico e di integrazione in Italia. La piccola comunità di Gorgoglione ha accolto benissimo i nuovi cittadini, che sono giunti qui anche grazie alla capacità di dialogo e cooperazione interistituzionale che si è attuata attorno alla costituzione del centro. La vivacità relazionale, come fa notare il viceministro Bubbico nel suo intervento, è un bene fondamentale delle nostre comunità e dei nostri percorsi di individui, perché ci stimola ad uscire dalla pigra superficialità che troppo spesso ti trasforma in cattiveria. La presenza dei 10 ragazzi ha permesso alle scuole gorgoglionesi di eludere il pericolo chiusura. Con l'arrivo di altri 5 ragazzi si potrà superare l'uso delle multiclassi. Non da ultimo è stato possibile ripristinare la squadra di calcio che si era tanto distinta negli anni scorsi e che ora soffre del cronico spopolamento della zona. È quindi giusto accogliere chi fugge da guerre, violenze e orrore, ed è un'accoglienza vera e schietta questa di Gorgoglione, che nutre speranze importanti per questo percorso da fare insieme ai ragazzi dello SPRAR. Pinuccio Filippo, sindaco di Gorgoglione, siamo qui alla ex scuola materna per l'inaugurazione dello SPRAR. Cosa rappresenta per una comunità piccola ma attiva come quella di Gorgoglione? È una scommessa con noi stessi innanzitutto per cercare di essere capaci di far parte di questo sistema Italia che vuol dimostrare a tutto il mondo di essere non solo a chiacchiere ma anche nei fatti accogliente verso chi ha bisogno. E poi anche un'occasione di sviluppo culturale per questa comunità che per anni ha vissuto chiusa nei suoi piccoli confini e che ha la possibilità di sperimentare conoscenze con ragazzi che vengono da parti del mondo veramente tanto lontane da noi. La dottoressa Olivieri diceva che la comunità gorgoglionese ha accolto in maniera esemplare questi ragazzi. Sì, devo dire che con grande soddisfazione ho potuto sperimentare che nei fatti Gorgoglione supera se stessa ogni volta. Questa volta, diciamo, all'arrivo dei ragazzi è nata subito una gara alla solidarietà e all'accoglienza, è stato di tutto. L'oratorio ha preparato una bellissima festa lì nella loro sede parrocchiale, le mamme e i ragazzi stessi di Gorgoglione hanno preparato prodotti per far assaggiare subito la nostra gastronomia a questi ragazzi. Devo dire, non tutti i prodotti sono stati graditi perché appunto anche la cultura diversa alimentare, ci sono molti musulmani oltre che cristiani, quindi diciamo c'è stata qualche difficoltà iniziale da questo punto di vista, ma poi i ragazzi veramente hanno saputo gradire anche questo modo di fare dei nostri cittadini che come al solito aprono le loro case ogni volta che c'è bisogno. Quindi i primi buoni effetti di questi arrivi si sono già fatti sentire sulla comunità riunendola ulteriormente? Sì, è stato un momento anche di unione, perché devo dire anche l'intero consiglio comunale, maggioranza e opposizione hanno fatto proprio il progetto e la cittadinanza ha seguito quelle che sono le rappresentanze politiche in questo. Carmen Olivieri, presidente Novas, qui a Gorgoglione per l'inaugurazione dello SPRAR. Cos'è innanzitutto uno SPRAR? Lo SPRAR è un centro di seconda accoglienza, è il sistema di protezione per i rifugiati e per i richiedenti asilo. I ragazzi vengono spostati dai centri di prima accoglienza dove vengono identificati e vengono fatti le prime cure sanitarie, la prima profilassi, per poi entrare nei centri di seconda accoglienza e iniziare di nuovo il loro nuovo percorso di vita, quindi l'integrazione sociale, l'integrazione educativa e il primo approccio nel mondo del lavoro. Poi a Gorgoglione diceva che hanno avuto un'accoglienza esemplare dalla popolazione. Sì, magari ad averla in tutti i paesi così, decisamente. Non abbiamo avuto particolari problemi di integrazione, tanto da parte della popolazione che è stata veramente straordinaria nell'accogliere i ragazzi, tanto i ragazzi che chiaramente sentitisi accolti in questo modo sono stati chiaramente immediatamente felici e contenti di far parte appunto di questo popolo. Ogni tanto me ne sparisce uno che è a pranzo da qualche amico e quindi poi mi ritorna, però va bene così.
integrazione anche questo. Hanno parlato della scuola e del fatto che molti di loro si sono impegnati in maniera dura, ma anche dall'altro lato, cioè che la loro presenza ha permesso una continuità che è sempre a rischio in paesi così piccoli. Certo, molti paesi limitrofi sono proprio a rischio di chiusura a scuola. Qui a Gorgoglione il rischio l'abbiamo chiaramente ovviato con queste nuove 10 unità. Ne arriveranno altre 5 dalle comunicazioni del Ministero, quindi il pericolo diciamo che è scampato anche per quest'anno. Speriamo si possa anche risolvere il problema, con la loro integrazione si possa anche risolvere il problema delle pluriclassi e incominciare dei percorsi educativi un po' più idonei e specifici per ogni singola età. Il progetto ideale è che loro rimangano e si costruiscano una vita qua o che vadano per il mondo, come diceva Sua Eccellenza il Prefetto, e portino un pezzo di Basilicata? Il progetto ideale è che loro riescano a costruire il loro percorso di vita, che va bene che restino qui se vogliono restare qui, se si trovano bene qua, se sono accettati e se riescono a trovare la loro strada. Va bene che vadano via se comunque è il loro percorso e l'idea del loro viaggio. In qualsiasi situazione vada bene, l'importante è che iniziano a ricostruirsi quella che è la loro vita.